Luigi Garcia, buonasera e benvenuto, signor Luigi Garcia. Buonasera, buonasera a tutti. E devo dire il grande Garcia, se me lo permette. Sicuramente non di statura, quello è poco ma sicuro. Allora, signor Garcia, anche io sono 1,68 e 69. Quindi. No, perché stavamo qui vedendo come c'è un famoso TikToker qui vicino a me. Conosce TikTok lei? Sì, diciamo sì, ormai. Benissimo, lui si chiama Francesco De Felice e parla in gravinese, è un po' uno strogoto, credo per voi, per lei, però insomma lui è 1,79 m. Ma io non ho capito, scusa, che cosa fai per sentirti più alto, abbassi i miei centimetri? Io sono 1,82 m. E quindi prendo al balzo la palla del signor Garcia. Insomma. In signor senso non anatomico, chiaramente. Assolutamente. Signor Garcia, benvenuto e vi ringrazio per stare qui con noi, insomma, questa serata. Piacere è tutto mio. Gianni. Eccoci qua. Allora, ieri appunto si è tenuta una partita importante per... Non so se possiamo darci il tu? Ci mancherebbe. Perfetto. Altro. Allora Luigi, ieri sei tenuto appunto una partita importante per la tua, diciamo, per il tuo amore calcistico, ossia quello tra giallorosso, tra Roma e Lecce. Come hai visto un po' questa partita? Beh, è una partita strana, perché se fossi stato in campo io nei panni della squadra del Lecce sicuramente non avrei dormito per tanto tempo, perché perdere una partita del genere brucia tanto, però poi tutto sommato sono convinto che Lecce non farà fatica quest'anno a salvarsi, per il semplice fatto che è una buona squadra e, a differenza dell'anno scorso, anche una rosa molto più ampia e più valida. È chiaro che poi dall'altra parte la Roma, quando hai dei giocatori, dei fenomeni là davanti soprattutto, che ti danno la possibilità di risolvere le partite, le vinci, quelle partite che a un minuto dalla fine era persa, e quella è la differenza fra i campioni e i giocatori normali. E poi andando appunto nei particolari dei singoli giocatori di ieri, sia della Roma che del Lecce, come hai detto bene tu, della Roma in attacco c'è quel duo d'attacco di Dybala-Lukaku. Secondo te dove può arrivare questo duo d'attacco quest'anno? Guarda, il problema della Roma è sempre, è chiaro che se giocassero sempre sarebbe una mano dal cielo per la Roma, solo che conosciamo benissimo i problemi che ha Dybala, no? Problemi fisici, sì. Difficilmente tiene tutto un campionato, quindi oggi c'è, domani non si sa, purtroppo la pecca e l'handicap di quel giocatore è proprio quello, perché io credo che se fosse stato fisicamente bene sicuramente non avrebbe lasciato la Juventus, e quindi ripeto, il problema della Roma è Dybala, perché è quasi dipendente da un giocatore del genere. Poi siccome fenomeni tra virgolette fuori classe a mio parere ce n'ha pochi, la Roma è uno di questi, Dybala, nel momento in cui viene a mancare si sente. L'altro, vabbè, è Lukaku, non lo scopriamo certo adesso, quindi purtroppo quando hai, non è l'Inter che magari manca un giocatore e sopperisce con un altro della stessa qualità. Purtroppo la Roma, la rosa della Roma non è di grandissima qualità, e poi ripeto, se viene a mancare poi i giocatori più forti ne risente. Invece andando ad analizzare un po' invece la rosa del Lecce, che come hai detto bene tu prima è comunque una rosa con un buon organico, te l'hai aspettato che nonostante ci sono stati vari cambiamenti dal punto di vista di mercato, appunto questo che so, Almquist che ha segnato ieri, o che so, Kursic in attacco, o Ramadani in cabina di regia, si eri aspettato che Pantaleo Corvino diciamo avesse centrato anche quest'anno un buon mercato? E guarda, comunque stiamo parlando di nazionali, eh? Sì. Cioè non è che parliamo di giocatori sconosciuti, magari non sono da prima pagina, però sono degli ottimi giocatori. E quindi quando Ramadani è un nazionale albanese, che è una nazionale che è comunque fatta di ottimi giocatori, sicuramente si qualificherà agli europei, quindi i giocatori sono validi. Corvino ha l'intelligenza di sai quando è che è un budget basso, no? Non, che non puoi paragonarti alle altre squadre,
devi usare per certi versi il cervello e le conoscenze, e il Lecce sotto questo aspetto è impeccabile, perché va comunque a prendere dei giocatori di valore, di qualità e anche di prospettiva, e spendendo poco. Invece, andando un po' nella, diciamo, la prossima giornata, visto che c'è una partita dedicata a Roma, visto che c'è proprio c'è il derby Roma-Lazio, andando un po' a giocarci con i singoli giocatori, come la vedi questa sfida Immobile-Lukaku? Guarda, il derby è sempre, io non ne ho fatti, no? Sono stato 3 anni a Roma, quindi conosco l'ambiente, conosco che vuol dire giocare un derby, è sempre una partita a sé, e quindi inutile fare pronostici. È chiaro che là davanti ci stanno, no, tra gli attaccanti più forti in Italia quest'anno, però fare un pronostico diventa azzardato, anche perché poi la Lazio c'è, cioè, questa partita in mezzo di Champions, dipende anche come arriva sotto l'aspetto psicologico, però ripeto, è una, il derby è una cosa meravigliosa, io credo che sia il più sentito in assoluto in Italia, però fare pronostici diventa un azzardo. Luigi, invece, scendendo un po' di categoria, parliamo appunto di un'altra squadra che è stata importante nella tua carriera, stiamo parlando appunto del Bari. Come stai vedendo un po' questo Bari? Te lo saresti aspettato, questo Bari che rispetto all'anno scorso sta facendo un po' fatica a dare un po' di risultati con convinzione? Beh, sì, me sarei aspettato, perché, cioè, me l'aspettavo perché l'anno scorso a un minuto dalla fine erano in Serie A, ma c'erano pure giocatori forti, giocatori diversi, avevamo Chedira, Forlucio, cioè gente, Caprile, gente che adesso sta giocando titolare in Serie A, sì. Quindi la differenza è anche quella, cioè, stanno mancando i gol di Chedira, però secondo me può arrivare ai play-off, anche perché comunque ha un organico molto... è un buon organico, però paragonarla all'anno scorso non mi sembra il caso.